Buonasera a tutti, grazie Belica per la presentazione. Per completarla ho portato anche una foto insieme ai colleghi del gruppo Cyber Security della Politecnica, insieme a una squadra di giovani ethical hackers, i cosiddetti hackers col cappello bianco che ogni anno alleniamo e selezioniamo per poi andare a competere nelle gare nazionali e internazionali di cyber security. Oltre a questo abbiamo fondato il Centro di Ricerca e Servizio per la Privacy e la Cyber Security, aderiamo al Laboratorio Nazionale di Cyber Security del CINI e all'Iniziativa Nazionale di Crittografia De Componendis Cifris, fondata qualche anno fa, tra altri anche dal compianto Michele Lia, uno dei padri della crittografia italiana. E proprio di crittografia voglio parlarvi questa sera. Per farlo facciamo subito un salto indietro di più di 2000 anni, primo secolo avanti Cristo, Cesare, Fipic Gwex. Questo poteva essere un messaggio inviato da Cesare alle sue truppe, perché effettivamente Cesare usava la crittografia. Il cifrario di Cesare prende il nome da Cesare e consisteva in un giochino abbastanza semplice: spostare avanti o indietro le lettere del messaggio originale di una quantità nascosta. Effettivamente è un messaggio che, visto da un nemico, sembra incomprensibile. A guardarlo bene, in realtà, così robusto il cifrario di Cesare non era. Ad esempio, ci sono delle lettere doppie che rimangono nel cifrario di Cesare, quindi c'è un po' di informazione che sfugge agli occhi di un opponente. A guardare la lettera inoltre più frequente in questo messaggio è la lettera I, e si sapeva che la lettera più frequente nei testi latini era invece la E. Quindi si può supporre che la E sia stata trasformata in I, e si può fare l'esercizio di riportare la I in E scorrendo di 4 posizioni indietro. Applicando la stessa regola alle altre lettere, viene fuori un messaggio di senso compiuto: bellum cessat, la guerra termina, che oggi più che mai è di attualità. E quello che abbiamo visto in 2 minuti, in realtà, è ciò che fa il crittografo e ciò che fa il crittanalista. Il crittografo è colui che manipola messaggi per proteggerli. Il crittanalista, invece, è colui che cerca di sovvertire il messaggio cifrato e quindi provare se il sistema è sicuro o meno. Da allora la storia della crittografia è stata lunghissima e piena di contributi fondamentali. Leon Battista Alberti, 1466, un italiano, è il primo che scrive un trattato di crittografia, che introduce la crittografia come una scienza e definisce il ruolo del crittografo e del crittanalista. Dopo di lui tanti altri: Alan Turing, che come crittanalista introdusse il computer, inventò il computer, Elizabeth Friedman, una codebreaker statunitense, e poi tanti altri fino ai giorni d'oggi: Rivest, Shamir, Adelman, Diffie Hellman e molti altri. Bene, oggi dove siamo arrivati? Oggi siamo arrivati nelle nostre tasche. Questo è un gioco che spesso faccio con i miei studenti, chiedendo: quanti di voi pensano di avere la crittografia in tasca? All'inizio sono un po' perplessi, poi a pensarci bene tutti rispondono di averla. Ce l'abbiamo in tasca, ce l'abbiamo addosso, perché viviamo nell'era dell'informazione. Viviamo nel mondo smart, degli oggetti smart, della smart home, smart car, smart TV, smart watch, e anche nelle attività produttive, nell'industria 4.0 siamo pieni di dati, produciamo e utilizziamo dati quotidianamente e reti quotidianamente. La crittografia è ciò che ci aiuta a proteggere le nostre informazioni confidenziali, a proteggere la nostra identità. E la storia della crittografia è finita? No. Ci sono delle sfide, questa per esempio è la più grande sfida che oggi sta fronteggiando la crittografia, si chiama quantum computer. Sembra un lampadario, in realtà è un prototipo di computer che non funziona come quelli normali, ma funziona con la meccanica quantistica. Non usa i bit, ma usa i quantum bit, e può risolvere dei problemi che erano impensabili da risolvere con un computer normale. Purtroppo tra quei problemi ce ne sono alcuni sui quali si regge la sicurezza dei sistemi crittografici, e quindi bisogna correre ai ripari, trovare nuovi sistemi che resistano anche a un attaccante che dovesse usare un quantum computer. Si parla in questo caso della crittografia post-quantum. Bene, voi direte sì, interessante, ma stasera parliamo di consensi. Che c'entra tutto questo con il consenso? Ora ve lo spiego. Partiamo dal dissenso. Il dissenso, la libertà di esprimere il dissenso, la libertà di opinione, la libertà di parola. Oggi il dissenso e le opinioni
corrono sui bit, corrono sulle reti, corrono sui sistemi digitali. E le reti, per come sono nate, internet, per come è nata, sfortunatamente si prestano ad attività di sorveglianza e di censura. E la censura ovviamente impedisce la libertà d'espressione, impedisce l'espressione del dissenso. La crittografia corre ai ripari, anche in questo caso. Ci sono tecnologie come Tor, di Onion Routing, che permettono di costruire una rete dentro la rete, una rete dark, si chiama dark web, una rete oscura all'interno della rete che tutti conosciamo, attraverso degli strati di crittografia concentrici che assomigliano a quelli di una cipolla. Infatti c'è una cipolla nel simbolo di Tor. E questa rete, il dark web, oggi viene usato, ad esempio, per esprimere il dissenso nei casi di governi autoritari, viene usato dai giornalisti d'inchiesta per proteggere le proprie fonti, viene usato dai dissidenti politici, viene usato dai servizi di investigazione, e sta supportando la libertà di espressione e sta supportando la democrazia. Quindi questo è un esempio di crittografia per il governo. Ma andiamo oltre, dalla crittografia per il governo alla crittografia al governo. Wei Dai, 1998, un blog post in cui dice: io sono affascinato dall'idea di Tim May di una criptoanarchia. Differentemente dall'anarchia, in una criptoanarchia il governo non è temporaneamente distrutto, ma permanentemente proibito e non necessario. È una comunità in cui la minaccia della violenza è impotente, perché la violenza è impossibile. La violenza è impossibile perché i partecipanti non possono essere collegati alle loro vere identità. Fino adesso non è stato chiaro, come nemmeno teoricamente, come una comunità di questo tipo potesse funzionare. Una comunità è definita dalla cooperazione dei suoi partecipanti e ha bisogno di un mezzo di scambio, moneta, e di un modo per far valere i contratti. Finora questo, la moneta e i contratti, sono stati forniti dal governo o da entità delegate dal governo. Bene, io in questo post, in questo blog post, vi spiego come fare tutto ciò senza un governo, direttamente con i partecipanti di una rete. Beh, questa è stata una esternazione importante, ma teorica. 2009, Satoshi Nakamoto, che in realtà è uno pseudonimo, non sappiamo quale sia l'identità vera di Satoshi Nakamoto, introduce Bitcoin, un sistema di pagamento elettronico peer-to-peer, punto-punto. Un sistema di pagamento elettronico che non ha un governo, che non ha un ente di coordinamento centrale, che non ha una banca. Questo è il punto di partenza di quella che già Wei Dai e Tim May avevano definito criptoanarchia. Ma come si fa a fare una valuta elettronica, un sistema di pagamento elettronico che non ha una banca, che non ha un organo di governo, che non ha un intermediario? Il problema è che quando io vado a pagare con un sistema di pagamento elettronico, qualcuno deve testimoniare che quel pagamento è valido, che io sto spendendo un denaro che ho, che non l'ho ad esempio raddoppiato o triplicato tentando di truffare il mio interlocutore. E normalmente questo atto, questa certificazione viene data da un organo di governo, da una banca. Senza un organo centrale, chi può testimoniare che un pagamento è legittimo? La rete, lo deve fare la rete, e lo deve fare raggiungendo il consenso. La innovazione più importante che sostiene questi nuovi strumenti è proprio la presenza di un protocollo di consenso all'interno della rete. Protocollo di consenso che si basa sulla crittografia. Infatti nella moneta del Bitcoin in basso è scritto "In cryptography we trust". Noi ci fidiamo della crittografia, che permette di sostituire la presenza di un organo di governo centrale. Come funziona questo protocollo di consenso? Beh, questo protocollo di consenso è piuttosto complicato, si chiama proof of work e fa un uso pesante di crittografia. Io provo a spiegarvelo con una metafora. Supponiamo di avere una risorsa limitata, caramelle, e vogliamo distribuirle. Se non abbiamo un coordinatore centrale è molto difficile. Con un coordinatore centrale è facile, perché il coordinatore potrà dire una caramella a ciascuno e distribuire le caramelle in modo equo. Ma se la rete deve autoregolarsi e trovare una distribuzione equa, è molto meno facile. Potremmo chiedere chi vuole delle caramelle,
Ma probabilmente molti direbbero io, magari uno che è più veloce, lui che è più veloce di altri, alza la mano più velocemente e prende più caramelle di altri. La distribuzione non sarà affatto equa. Ecco, il protocollo di consenso Proof of Work, il primo che è stato introdotto, si basa su una soluzione semplice, una sfida, una prova di lavoro. Esemplifichiamola con un cubo di Rubik. Supponiamo che chiunque voglia una caramella debba prima risolvere una sfida. Gli viene dato un cubo di Rubik mescolato a caso e lo deve risolvere facendo delle mosse casuali, quindi senza usare strategie o trucchetti. In questo modo la probabilità che ciascuno ha di chiedere e ottenere una caramella è uguale a quella di tutti gli altri. E quindi guardando un tempo lungo, la distribuzione delle caramelle diventerà equa, senza la presenza di un organo di governo centrale, senza il bisogno di un organo di governo centrale. Questo è il primo protocollo di consenso che è stato introdotto con Bitcoin. Ha degli svantaggi, ad esempio è fortemente energivoro, chiede un sacco di potenza consumata e poi ne sono nati degli altri, ma è molto robusto e permette di raggiungere il consenso di una rete su delle informazioni. Informazioni che possono essere informazioni di pagamento, ma informazioni che possono essere qualsiasi, dati qualsiasi, che vengono così organizzati in una struttura che si chiama blockchain, una struttura di dati su cui si è raggiunto il consenso, su cui milioni di utenti hanno raggiunto il consenso e che non possono più essere cambiati, alterati, modificati. Esistono dappertutto, una rete distribuita di dati immodificabili. Capite subito che dal sistema di pagamento è venuta subito l'idea di usare la stessa tecnologia dirompente per tanto altro. Bitcoin è stato l'inizio, sono presto nati altri sistemi di pagamento, Monero, Stellar, Ripple, ma anche delle blockchain di uso generale. Ethereum permette di memorizzare dati qualunque e anche di memorizzare algoritmi ed eseguire algoritmi. Oppure Quadrants, un'altra blockchain pubblica, IOTA per i dispositivi IoT, Solana. E le applicazioni subito sono esplose per la tracciabilità alimentare, food chain, per la notarizzazione di documenti, dedit, per la messaggistica istantanea, status, ed anche per rendere unici oggetti digitali d'arte. Oggi abbiamo l'esplosione dei cosiddetti token non fungibili che rappresentano oggetti d'arte, tra cui i criptogatti che sono stati tra i primi e che oggi valgono anche centinaia di migliaia di dollari. Dove ci ha portato tutto questo? Ci ha portato alla terza generazione del web. La prima generazione del web è quella originale che conosciamo, pochi fornitori di contenuti grandi e tanti fruitori di contenuti. Poi è arrivato il web 2.0, in cui i fornitori di contenuti sono diventati molti. Pensate agli youtuber, i blogger, gli influencer, ma ancora ci sono degli intermediari grandi al centro della distribuzione di contenuti. Siamo nell'epoca dei GAFA, Google, Apple, Facebook, Amazon e molti altri. Blockchain ci porta al web 3.0, al web disintermediato, dove i fornitori di contenuti e i fruitori di contenuti si possono incontrare direttamente in una rete che non ha più un governatore centrale, non ha più un intermediario, è fatta dai stessi partecipanti. E tutto questo si basa sulla crittografia. Per salutarvi voglio riportare una citazione di Stuart Brand, colui che ha inventato il termine personal computer, che dice: puoi provare a cambiare la testa della gente, ma stai solo perdendo tempo. Cambia gli strumenti che hanno in mano e cambierà il mondo. Grazie.